Ragazzi, penso di aver parlato abbastanza delle varie tipologie di olio, delle sue proprietà, quindi vediamo insieme come struccarsi con questi oli. Il primo step, ragazze, è che se comprate oli di una dimensione molto grande, come ad esempio parliamo dell'olio di oliva, arachidi e quant'altro, ovviamente non tenetevi il bottiglione in bagno. Quindi prendetevi una boccettina. Meglio se, come dire, un vetro o una plastica scura, in questo modo non passa la luce, quindi l'olio non si va a alterare e che ci sia un tappo, perché ricordatevi che gli oli, un po' come il vino, si ossidano. Ok? Quindi lo aprite, poi tac, lo chiudete e lo mettete via. Step 2, se siete attenti all'ambiente potete prendere un guanto da lavaggio oppure una mini salviettina e andate a mettere qualche goccia di olio sopra il vostro guanto. In alternativa potete prendere un batuffolo di cotone e fate la stessa cosa, quindi andate a mettere un po' di olio sopra. Voglio darvi anche questo consiglio, non utilizzate sempre lo stesso olio perché la pelle, ha un sistema molto intelligente, quindi, se continuate a usare lo stesso prodotto, questo è valido anche per le creme, quindi in tutta la cosmesi, utilizzate sempre la stessa crema, dopo un po' la pelle si abitua e non fa più nulla. Quindi fate delle fasi, quindi non so, prendetevi un olio e lo utilizzate per una settimana, un altro olio utilizzate per una settimana, un altro olio un'altra settimana e poi ricominciate il giro. Oppure 15 giorni, insomma, vedete voi, ok? In base anche un po' a come reagisce la vostra pelle. Prima di passare allo step numero 3, se utilizzate un guanto, mi raccomando, ogni volta che lo utilizzate, poi lo dovete pulire bene, perché ricordatevi che su una superficie bagnata vanno a crearsi i batteri. Ora vediamo insieme come utilizzare questo guanto. La prima cosa che dovete fare è struccare gli occhi in questo modo. Perché vi dico in questo modo? Perché se voi fate questo e avete magari messo su più strati di mascara, andate a spezzare le ciglia ed ecco perché, tornando all'inizio video, ve le ritrovate sul cuscino. Ok? Quindi importante in questo modo. Ok? Dopo che avete deterso tutto, ovviamente potete fare questo. Sfregate bene con il vostro guanto e insistete bene. Fate proprio un piccolo massaggio, in questo modo andate a fare anche un bello scrub con il guanto, vedrete dopo che pelle bella liscia, ok? In modo tale da eliminare proprio tutte le impurità. Se invece siete super tecnologiche, potete acquistare il Clarisonic, che è uno strumento molto valido per la detersione della pelle. Step 3, quindi passate bene il vostro cotone al vostro guanto finché non vedete più prodotto depositato sopra. Step 4, dobbiamo andare a eliminare il film lipidico che l'olio ha lasciato sulla nostra pelle per essere proprio certe che la pelle sia veramente ben pulita. Vi faccio vedere quello che utilizzo io. Io utilizzo questo di Ceramol ed è un olio detergente viso corpo. C'è scritto rispetto ai lipidi fondamentali dell'epidermide, senza tensioattivi, laurilfosfati, LSE, SLES, profumo, pelli iperattive, intolleranti, allergiche. E quindi è veramente un buon prodotto, ve lo consiglio. Tra l'altro c'è anche tutta la linea di Ceramol, il balsamo, lo shampoo, il gel lavante, è un'ottima marca. Quindi procedete a fare un bel massaggio con il vostro detergente. Io ovviamente vi ho fatto vedere questo, non sono pagata da questa azienda, quindi è semplicemente vi ho fatto vedere quella che utilizzo io. In commercio ce ne sono tante di buone, ok? Quindi non voglio essere distruttiva contro tutti i prodotti per la detersione. Quindi non sono a sfavore dei detergenti che non sono 100% naturali, ok? L'importante è guardare l'INCI e saper scegliere un prodotto il più semplice e naturale possibile, in modo tale da non danneggiare la nostra pelle. Quindi dopo esserci struccate con gli oli, sarà sufficiente, come ho detto prima, prendere un detergente delicato per andare a rimuovere completamente l'untuosità che l'olio ha lasciato. L'ultimo consiglio che vi posso dare è quello di fare uno scrub una volta ogni tanto. In questo modo, oltre ad eliminare le impurità che andiamo a fare con la nostra normale detersione, in questo modo andate anche ad eliminare le cellule morte, renderete più facile il processo di rigenerazione cellulare. Ragazzi, il tutorial è finito, come sempre spero vi sia piaciuto, ma soprattutto che possa esservi utile. Se il video vi è piaciuto, scrivetelo nei commenti e iscrivetevi al mio canale. Ragazzi, vi saluto.
e buona giornata a tutte. Ciao!